3 aprile 2016, ci troviamo a Fontenelle, nel comune di Montichiari. Alle mie spalle il luogo di culto della Madonna di Maria Rosa Mistica. Oggi incontreremo il giornalista Mario Cherubini, tra breve ci recheremo sul Colle di San Giorgio. Un incontro molto particolare perché oggi ricadono ben 2 giubilei. Ci sarà proprio lui, Mario Cherubini, a spiegarci questa incredibile coincidenza a 50 anni dall'apparizione della Madonna qui a Fontenelle, che coincide proprio con il giubileo della misericordia dell'anno santo che ricorre in questo periodo. Colle di San Giorgio, Montichiari, siamo in località Fontenelle e siamo esattamente sul Colle di San Giorgio, dove all'interno di una abitazione sottoterra, sotto 2 piani, Mario Cherubini ci ha portato a vedere una cripta di una chiesa, di un luogo di culto del VII secolo. Dico bene, Mario? Sì, questo siamo sul Colle di San Giorgio, che è ai confini tra i comuni di Montichiari e di Carpenedolo. Ecco, su questo Colle di San Giorgio, 4-5 anni fa, il gruppo archeologico Monteclarense, che credetemi è uno dei gruppi di volontari più attivi non solo in Lombardia ma io direi in tutta Italia, è riuscito a capire che sotto questo cascinale, qui c'è un cascinale abbandonato sopra questa collina di proprietà privata, era stata costruita un'antica chiesa del VII secolo addirittura, e trovate i dati tecnici nel sito internet collegato col GAM, cioè il gruppo archeologico Monteclarense, e hanno anche capito che prima di questa chiesa, che evidentemente era una delle chiese principali di tutta la zona, e qui tra l'altro su questa collina anche gli amici hanno potuto vedere adesso una pianura splendida, un panorama bellissimo, è il luogo panoramico migliore di Montichiari. Qualche millennio prima se ne è accorto un famoso imperatore romano, e tu qui hai un passaggio importante, una tua ipotesi romanzata, ma un'ipotesi molto affascinante. Ecco, molto romanzata, perché lo stesso gruppo archeologico, poco distante da qui, hanno trovato anche delle pietre di un ponte romano sul fiume Chiese. Guarda caso, la strada che attraversa questo fiume arriva diretta alla base proprio di questa collina di San Giorgio. Mi veniva in mente il periodo romano in cui potrebbero aver costruito le basi di un tempio, e ho pensato subito a chi costruiva i templi allora, che era la madre dell'imperatore Costantino, era Elena, era la regina Elena che faceva queste cose.
nessuno ha mai saputo se la visione che ebbe l'imperatore Costantino in Hoc Signo Vinces fosse una visione, fosse un sogno, fosse un'invenzione. E allora nel mio romanzo ho amato scrivere che un giorno passando di qui l'imperatore con le sue truppe, la madre vide questa collina splendida, ci salì sopra, piantarono le loro tende e dissero: qui costruirò anche qui uno dei miei templi dedicati alla nuova religione che lei stava propagando, che poi era il cristianesimo. Colle di San Giorgio, siamo all'esterno, una stupenda giornata, non ci poteva essere un regalo migliore, Mario. Allora, qui però c'è un'idea da parte di Mario Cherubini e del suo gruppo, me la stavi dicendo prima, di un bel gruppo. Di un bel gruppo. Arcipelago One, fammelo dire, dai. Un gruppo internazionale che adesso l'abbiamo chiamata recentemente la Comunità Mondiale dell'Arca, perché noi ci siamo immaginati già da qualche anno che ci stiamo lavorando un'arca che carica delle persone, queste persone che sono persone, esseri umani di qualsiasi religione, di qualsiasi provenienza, che però accettano quella che noi abbiamo chiamato la regola aurea dell'arca, che vuol dire far nascere una società in base ai talenti e alle passioni che ha ciascun essere umano. E per cui vuol dire ricreare le scuole in maniera tale che i bambini vengano educati in quel modo lì, a estrarre i loro talenti e metterli a disposizione della società. E per mettere in atto questo abbiamo inventato i cosiddetti arcipelaghi. Gli arcipelaghi, entro il 10 dicembre vogliamo far nascere 9 arcipelaghi, due sono già nati, uno ha sede qui a Montichiari, l'altro a Bologna, e ce ne sono altri 7 che stanno nascendo. Gli arcipelaghi sono delle entità senza frontiere e la regola aurea è questa. Adesso a livello civile, a livello internazionale, questa regola aurea la stiamo presentando alle scuole e ai governi di tutto il mondo. Perché? Perché l'abbiamo chiamata l'articolo 31, cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è di 30 articoli e a noi stanno benissimo, sono straordinari. Manca il 31esimo, che è quello dei talenti. Cioè, se voi non sviluppate i talenti, sono inutili gli altri 30 articoli decadono. E infatti vediamo che il mondo oggi soffre perché manca proprio il 31esimo articolo. Qui noi abbiamo già un'opzione per poter costruire alle basi di questo colle, perché questo colle rimarrà come luogo di preghiera, come luogo sacro. Alla base però noi vogliamo costruire un centro direttivo dove creare un villaggio, il primo villaggio al mondo dei talenti. C'è una scuola che noi abbiamo chiamato l'Accademia dei Talenti, dove viene insegnato tutto ciò che sono le cose positive che riguardano l'essere umano, per esempio la fisicità, per esempio la spiritualità, per esempio la natura, amare la natura, amare gli animali, amare tutto ciò che ci circonda, quali sono i diritti dell'uomo, che cosa significa il lavoro, per esempio, se è giusto avere le repubbliche fondate sul lavoro o avere le repubbliche fondate sui talenti, perché oggi repubblica sul lavoro sembra un po' è la schiavitù del lavoro questa qui, cioè che uno è obbligato a fare un lavoro che non gli piace perché deve portare a casa i soldi. Lo potremmo definire un nuovo rinascimento? Potremmo definirlo un nuovo rinascimento, come tu sai che anche il nostro amico Alberto Cogliani aveva già dato questo nome, va benissimo, e che gli arcipelaghi non sono contro nessuno e non dicono agli altri uscite dalle nazioni, entrate negli arcipelaghi, assolutamente no. Questo qui è un piano, è come costruire una nuova casa e si dice agli abitanti della vecchia casa: venite anche qui. È chiaro che se un domani il pianeta, la maggioranza del pianeta fosse formata da abitanti degli arcipelaghi, saranno loro, io non ci sarò più, ma magari i miei nipoti ci saranno ancora e decideranno loro dopo che tipi di governi fare. Niente confini, niente trattati, niente di niente. Questo cosa vuol dire? Dell'Italia cosa succederà? Ci sarà il popolo italiano, ma non ci saranno più le frontiere, perché sapete che le frontiere sono state create dai vincitori delle guerre. La storia l'hanno scritta i vincitori. Noi non vogliamo più le guerre, non vogliamo più le fabbriche di armi. C'è stato un miracolo importante, anzi ce ne sono stati due, diciamo, no? Uno molto recente e uno di 50 anni fa. Sì, Fontanelle è conosciuto in tutto il mondo, è collegato all'immagine della madre Rosa Mistica, o Maria Rosa Mistica, più che chiamarla Madonna,
e proprio di questa apparizione del 1966 a questa veggente Pierina Gilli, che ebbe queste, ma non solo ebbe delle immagini, ebbe anche una insegnante, una bellissima signora vestita di bianco, eccetera eccetera, che scese lungo delle scale e le disse cosa doveva fare, ma poi disse anche una frase che per noi è il nostro slogan principale: l'amor mio abbraccia tutta l'umanità. Queste apparizioni di Montichiari, di Lourdes, di Fatima, di là dove ci sono state queste apparizioni, ci sono state perché questa entità spirituale ha voluto dire qualcosa all'umanità. E questi luoghi non sono solo luoghi di preghiera, ma sono luoghi energetici che possono guarire, cioè il termine esatto si chiama rieducazione del magnetismo cellulare. Praticamente tutto il tuo essere si sistema con queste energie e bevendo quel tipo di acqua lì. Allora, questo accadeva 50 anni fa e quindi è il giubileo di questa apparizione. Qualche anno fa però accade qualcosa di molto particolare. Tu ce l'hai anche fatto vedere in una scatolina, hai racchiuso un qualcosa, una sostanza molto particolare. Io la chiamo polvere d'oro. Chiaramente tu ci spiegherai il perché non è oro, forse quantomeno dalle analisi non sembra tale. Sono dei segnali energetici, evidentemente, cioè come noi qui abbiamo a Fontanelle una miriade di mattonelle per grazia ricevuta, anche alla madre di un prete per esempio che è guarita da una malattia terrificante. Però qui ci sono state anche se uno va lì sente subito queste energie, e noi abbiamo capito che durante determinate occasioni, per esempio quando ci fu il funerale di Papa Wojtyla, per esempio quando morì la Lucia, la terza fanciulla di Fatima, e qui a Fontanelle ci fu una pioggia dorata improvvisa, dei segnali energetici. Questa polvere dorata è stata raccolta, è stata analizzata e non è stato possibile identificare che cos'era. Poi un gruppo di donne che si ritrovano per pregare per Rosa Mistica in un comune del Bresciano hanno avuto anche loro la stessa pioggia dorata nella loro casa durante il rosario. Quindi all'interno, non era qualcosa che pioveva dal cielo, non è una... eccetera eccetera, hanno utilizzato poi quella polvere dorata lì, perché loro erano fedeli alla Rosa Mistica, per far fare il bagno con dei sali che io ho ad un loro parente che era malato di tumore, che è guarito, e poi furono chiamati da Magalli e per la prima volta parlarono di Fontanelle in una radio nazionale, in una televisione nazionale, e la seconda volta è stato 3 settimane fa alla Strada dei Miracoli, hanno parlato di nuovo di Fontanelle. Quando scendono nella mensa della RAI, perché ospiti della RAI, perché era appunto l'ora del mezzogiorno, mentre erano a tavola è successa la stessa cosa anche lì, cioè quindi si è materializzata di polvere dorata che si è sembrava quasi una specie di ringraziamento per quello che queste donne avevano fatto. Ricorre però un grande evento, anzi ricorrono due eventi, due giubilei. Spiegaci un attimo questa coincidenza molto particolare, Mario. Sì, è un unico giubileo che però coincide con due significati straordinari. Il primo significato lo sapete tutti, giubileo della misericordia promosso da Papa Francesco. Ecco, per cui la Domenica in Albis, 50 anni, 1966-2016, Domenica in Albis, oggi 3 aprile, guarda caso, no? Io ho un filmato del 2013, c'era anche un Cristo appeso giù proprio vicino alla fonte, si chiama il Cristo della Misericordia, che fu quello, che quel famoso Cristo che molti di voi conosceranno, che getta fuori dei raggi di come se fosse un arcobaleno dal cuore. E questo qui è la visione che ebbe la suora polacca in Polonia, da cui poi Papa Wojtyla disse il giorno, perché anche questa suora ebbe la visione del Cristo nella Domenica in Albis. Allora, viene spontaneo dire, tu che sei un uomo impegnato, io ti ho conosciuto un anno fa in occasione di un particolare, nel solstizio d'estate, quindi è stata una giornata bellissima, e mi viene da pensare che è un in divenire il tuo lavoro, il tuo cammino. E allora mi viene anche la spontanea domanda: ma per Mario Cherubini cosa c'è dietro l'angolo? Ah, beh, io sono
Io sono un giornalista per passione, per cui la mia storia coincide un po' col piano della Città dei Talenti, nel senso che io ho scoperto il mio talento a 40 anni, mi occupavo di computer e di macchine elettroniche e ad un certo punto ho detto non è il mio lavoro, io devo scrivere, ho sempre avuto la passione di scrivere, di fare il cronista, per cui questa è stata la spinta per me e per altri amici, devo dire, tanti, di iniziare con una serie di convegni nel 2009 dedicati al talento del volo, perché qui a Montichiari abbiamo il secondo aeroporto al mondo, di cui io ho scritto un libro, e da questi convegni poi della passione del volo, cioè il talento del volo, vennero fuori gli altri talenti, il talento del volontariato, ci siamo abbinati con la Croce Rossa, ci siamo abbinati col mondo del volontariato, perché io sono ancora oggi, faccio parte della consulta della pace del volontariato di Brescia, del comune di Brescia, e poi il terzo è stato quello della terra, cioè noi abbiamo qui la Val Camonica, che è la ricerca di quelle che sono le incisioni rupestri della Val Camonica e così via. Da questi tre talenti, che guarda caso è la storia dell'essere umano, perché il talento è l'archeologia, è la fisicità, la storia, il volontariato è il servizio spirituale e il volo è la fantasia. Da questi tre talenti, incredibilmente, come se fossimo stati guidati da un disegno che è già scritto, sono arrivati gli altri talenti, per cui a un certo punto abbiamo cominciato a fare dei convegni qui nell'abbazia di Lonato, due bellissimi convegni che ci hanno ispirato, e a un certo punto è nata l'idea di dire ma guarda che noi possiamo sintetizzare tutto nell'articolo 31, che è quello che adesso noi stiamo proponendo a tutti i governi del mondo, perché è quello che può cambiare la situazione del pianeta, perché 30 articoli van bene, però col 31esimo, che è quello dei talenti. Quindi un angolo, dietro l'angolo c'è molta positività. E questo che hai visto, solo positività. Positività, attenzione. Questo movimento è un movimento che non va contro nulla. Non lavoriamo per andare contro qualcosa, non ci interessa. Noi lavoriamo per costruire una casa nuova dove invitare l'umanità, scusate, ma non è meglio questa. Polvere d'oro, che ci accompagna sempre, io ce l'ho sempre in macchina, vedo che mi porta fortuna e mi porta entusiasmo e mi porta positività. Grazie. C'è un particolare momento della tua vita in cui succede qualcosa, e succede qualcosa ad un'età ben precisa, e tu ci spiegherai adesso il perché questo numero ricorre così frequentemente. Sì, praticamente a me a 33 anni, esattamente nel 2008, e dico 33 anni perché forse a me nella mia vita questo numero percorre parecchie volte, perché mia sorella Cristina è morta a 33 anni, la sorella di mio papà anche lei è morta a 33 anni. Io a 33 anni ho avuto, diciamo, un momento, forse non era il mio, però ho avuto qualcosa che mi ha cambiato completamente la vita. Io soffro praticamente di una lieve malattia che si chiama reflusso gastrico, ed è una cosa che praticamente ne convivo tutti i giorni, soltanto che a 33 anni è cominciato a diventare abbastanza persistente, anche le medicine non mi facevano più effetto, così via. Una sera era il 3 ottobre del 2008, una sera mi dovevo svegliare per prendermi la mia solita medicina, però fatto sta che io non riuscivo a muovere le gambe, purtroppo a casa non c'erano i miei genitori e non riuscivo più a muovere le gambe. Erano le 22:17 quando, girandomi intorno dalla mia stanza, cominciai a guardare i mobili, il soffitto, e man mano che li guardavo svanivano nel nulla. Io mi sono ritrovato in un posto strano a me, e la cosa che mi sale, dico io qua sono morto, perché sopra di me c'era un cielo azzurro, ma un azzurro molto risplendente, e sotto di me c'era completamente bianco, tutte nuvole. Io ho detto va, qua sono morto, io non riuscivo a capacitarmi di quello che mi era successo, quando in parte a me apparve una luce molto forte. Infatti io all'inizio chiusi gli occhi perché non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Quando dalla terza volta riuscii a vedere una donna piccolina con un abito bianco e azzurro, con un velo sopra la testa, la donna era a piedi nudi, e io rimasi estasiato, ho detto io qua sono morto.
lei mi disse tre parole che ancora oggi ogni tanto me le... non ti preoccupare, e praticamente mi mise una mano sopra di me, così. Nell'atto io provai a ringraziare la signora, però questa qui svanì, e nel girarmi all'interno della, di questo luogo splendido per capire dov'ero, a un certo punto ricomparve, praticamente ritornai sulla terra, ritornai all'interno della mia stanza, ricomparve tutto, e mi, guardando l'orario erano ancora le 22:17, come se fossi praticamente stato via un tot, però sulla terra il tempo non era passato. Oggi, ancora oggi, io mi faccio molte domande dove sono stato, perché proprio me, però questo qua lo potrà dire soltanto un domani lei. Qualcuno lassù che ci ama ci dà dei segnali, sta a noi scoprirli. Lidia ed Elena, comunità di San Carlo Borromeo, una missione da compiere oggi in una giornata che, abbiamo già detto, ricade col cinquantenario dell'apparizione della Madonna a Montichiari, qui a Fontanelle di Montichiari. Ma cosa fa la Fraternità di San Carlo esattamente? La Fraternità di San Carlo è una fraternità missionaria di sacerdoti che si occupa appunto di missioni in tutto il mondo. Ci sono missioni in Italia e ci sono missioni in tutto il resto del mondo. Nasce perché il Papa Giovanni II ha richiesto un incontro a Don Luigi Giussani, che l'esperienza di comunione e liberazione venisse portata in tutto il mondo, e quindi attraverso il mandato che poi Don Luigi Giussani fece a Don Massimo Kamisaska, ora vescovo a Guastalla, nasce 20 anni fa questa fraternità missionaria. Quindi San Carlo Borromeo sappiamo benissimo che è una figura storica, una figura importante, e che ha portato il verbo in tutto il mondo. È una missione giovane, perché comunque da 8 anni che sono in Cile, e su richiesta del vescovo cileno sono partiti prima con una casa, adesso sono in 3 case. E hanno anche fondato un seminario, una casa di formazione, quindi c'è la possibilità per molti giovani cileni di concretizzare e valutare quella che è la propria vocazione, grazie appunto a questa casa di formazione. Tu sei molto giovane. Sì, infatti mi ha avvicinato a tutto questo, in particolare alla Fraternità San Carlo, solo un'amicizia con i seminaristi e i sacerdoti. Saresti disposta a partire domani e andare in una missione a dare il tuo apporto fisico e spirituale? Sì, però appunto non potendo in questo momento, questi banchetti, questi lavori, questo tipo di sostegno è quello che ci permette di partecipare comunque alla loro missione, che sia quella del Cile, che sia in qualsiasi altro posto del mondo. Noi ci siamo così.